Con l'azienda ci siamo chiariti, abbiamo parlato diverse volte al telefono, l'ultima delle quali è stata un paio di giorni fa, fino a che appunto ieri non siamo arrivati, abbiamo raggiunto insieme questo importante risultato, tutelando 190 lavoratori e le loro famiglie. È una cosa importante, è importante per l'Italia, è importante per il Sud, per il Meridione. Io conosco bene quali sono i problemi del Meridione, essendo anch'io una cittadina del Meridione provenendo dalla Sicilia, quindi preservare i posti di lavoro in questa emergenza è una cosa importante. Investiremo nella formazione di questi lavoratori e li aiuteremo a trovare anche una nuova ricollocazione. Nessuno perderà il lavoro nello stabilimento Jabil di Marcianise, in provincia di Caserta. La multinazionale americana che si occupa di componentistica elettronica ha revocato i 190 licenziamenti minacciati a febbraio 2020, appena esplosa la pandemia di Covid-19 in Italia, con il conseguente lockdown, annunciando ora il ricorso a 5 settimane di cassa integrazione straordinaria. Lo ha ribadito lo stesso ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, recatasi in visita a Marcianise. Abbiamo un accordo sottoscritto punto per punto e seguiremo la trattativa. Vi posso dire che già, non la trattativa perché già si è concluso, l'accordo è chiuso. Per seguiremo tutta la fase di ricollocazione, tant'è che già abbiamo convocato aziende e sindacati per martedì prossimo alle 17, quindi continua l'impegno per preservare i posti di lavoro e per trovare delle occasioni lavorative buone per questi lavoratori che devono mantenere proprio quello che è appunto la propria indipendenza occupazionale così come era prima, i livelli occupazionali così come erano prima. Il ministro è stato accolto con applausi e riconoscenza dei lavoratori della Jabil, che le hanno regalato anche un mazzo di fiori ringraziandola per il suo contributo nella trattativa. Questo è un pensiero da parte noi lavoratori, la ringraziamo per quello che ha fatto per noi, per come ci hanno accompagnato in questo lungo percorso. Abbiamo sofferto tanto, ma grazie a lei adesso c'è uno spiraglio e io in primis e a nome anche di tutti i colleghi non finirò mai di ringraziarla per questa opportunità che ci sta dando. La ringrazio. Grazie a voi. Grazie. 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 Mi fate commuovere. Mai successo.